Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo l'onore di presentare un bellissimo saggio appena pubblicato da Salerno Editrice. Dal titolo Boccaccio e l'invenzione della letteratura italiana tra Dante e Petrarca di Martin Eisner, e lo facciamo insieme al curatore che è Corrado Bologna e a Lorenzo Fabiani. Quindi io come mia abitudine non rubo altro tempo e lascio subito la parola a Lorenzo. Prego Lorenzo, a te. Grazie mille, grazie dell'invito. Ah sì, oggi presentiamo questo libro di Martin Eisner che um, come dire, Corrado Bologna ed io abbiamo curato e uh, tradotto. Allora, partirei intanto da, uh, dal titolo. Il titolo che è um, stato tradotto e rappresenta la traduzione letterale del titolo... Che già l'autore aveva scelto per, in inglese e um, mi soffermerei un po' su qualche parola uh, di, di questo titolo uh, che può davvero introdurci un po' nel, nel cuore del tema, nella, del volume. E, uh, darci un po' una chiave per affrontare un po' il, questo, il discorso legato a, a, questo, a questo saggio. Allora, le parole che vorrei mettere un po' in evidenza sono una nel titolo uh, e l'altra nel sottotitolo. Quindi, Boccaccio è l'invenzione della letteratura italiana e direi che qui la parola su cui fermare un attimo l'attenzione è proprio invenzione. Mm, nella nostra premessa questo volume. Abbiamo un po' ragionato sul modo in cui va inteso questo, questo termine e um, abbiamo pensato che andasse un pochino, anche autorizzati poi uh, dal contenuto del, del volume ovviamente, andasse uh, inteso nel senso quasi tecnico che questa parola assume no? nella retorica classica. Um, laddove l'invenzio va intesa in modo leggermente diverso oh, rispetto a quello con cui, eh, cui lo intendiamo oh, normalmente. L'invenzio che cos'è? È, È oh, insomma, nella disposizione, nel discorso, nell'organizzazione del discorso retorico, una fase quasi preliminare, um, in cui il materiale che non corrisponde a un'invenzione, a qualcosa che viene creato dal nulla, ma all'estrazione quasi di materiali che vanno poi successivamente organizzati quasi da un, un serbatoio, da un teatro quasi di immagini e topoi uh, preesistente. In questo senso noi abbiamo inteso che Boccaccio è davvero inventore uh, della letteratura italiana, seguendo un po' uh, il ragionamento che Eisner fa nel, nel suo volume e cercando anche di valorizzarlo anche in questa presentazione. Cioè Boccaccio non, non inventa nulla. Ma estrae da una tradizione precedente, che è fatta di testi, di autori che lui conosce e ama, una, una linea. Ecco, porta a piena visibilità, ecco, questo oh, vorrei dire, un qualcosa che esisteva certamente, ma che, sul quale lo sguardo era uh, sfo sfocato, oh, direi quasi. È quest'idea che Boccaccio inventa, che trova, e uh, che in qualche modo riesce a. Disporre in modo tale da renderla, portarla, come dicevo, a piena visibilità è proprio il concetto di letteratura, uh, letteratura italiana. E questo è uh, il punto centrale uh, nel, del discorso che, che porta avanti l'autore del libro. Vale a dire che Boccaccio, organizzando uh, un, sistema, un sistema critico che è figlio poi di una visione poi della, uh, della letteratura e della tradizione in lingua volgare, abbia in qualche modo davvero prodotto per la prima volta un canone, un canone letterario e lo abbia inventato in questo senso cioè abbia scelto oh, gli autori che uh, presentavano i vertici di questo canone e abbia, lo abbia offerto al, al futuro mm, questo ruolo quindi che assume Boccaccio nella, nella, nella prospettiva di una storia della letteratura italiana è valorizzato al massimo da Martin Eisner che Soprattutto uh, impostando il proprio ragionamento attorno a un codice, che poi cercheremo un po' di, uh, sì, cercheremo un po di approfondire uh, questo aspetto. Direi Martin Eisner valorizza, come dicevo, questa, questa sua quest idea ecco, di Boccaccio inventore e lo fa anche uh, tenendo, secondo me, uh, sullo sfondo del suo ragionamento sempre un altro. Um, Diciamo, nucleo ideologico, che è quello che eh, emerge dalla lettura del sottotitolo che l'autore ha voluto dare al proprio, al proprio testo, che è Dante Petrarca Cavalcanti e l'autorità del volgare. Perché? Perché, appunto, naturalmente, strettamente connesso all'idea di Canone, a quest'idea di storia di letteratura e della letteratura italiana che con Boccaccio comincia a profilarsi, c'è anche eh, il problema del, di, di stabilire quali siano le autorità della lingua, quali sono le autorità che si esprimono in volgare, ma non solo questo, ma c'è anche una questione di fondo ancora più radicale, cioè che Boccaccio intende dare autorevolezza alla lingua materna, all'italiano, al volgare nascente, insomma, che aveva in realtà alle sue spalle una lunga tradizione, ma che non era ancora uh, in nessun modo uh, confrontabile con i traguardi della letteratura latina. Quindi per Eisner un altro centro um, fondamentale uh, del saggio è rappresentato da tutti gli sforzi che Boccaccio compie per far sì che uh, nella percezione insomma, dei, dei suoi contemporanei e anche dei più dotti, in particolare naturalmente nel suo dialogo uh, a distanza e eh, non solo con Petrarca, emerga uh, il valore uh, della letteratura in lingua volgare e, questa letteratura in lingua volgare possa uh, confrontarsi da pari a pari con la uh, letteratura latina, quindi con la tradizione latina. E dunque gli autori uh, dei massimi uh, che si esprimono in lingua volgare possono essere messi allo stesso livello dei grandi classici uh, della cultura latina. E in questo senso anche l'azione la, di Boccaccio è, è decisiva perché è proprio un'operazione culturale ad amplissimo raggio quella che, che mette in opera e, um, e direi che uh, è un'operazione che compie Boccaccio, cioè quella di autorizzare in qualche modo il volgare, uh, avviene naturalmente attraverso i testi, attraverso mh, le opere, no? uh, si può pensare ad esempio a quanto venga valorizzato Dante come autor, per esempio nelle esposizioni, no? uh, poi magari ci, ci torneremo uh, su questo punto. Uh, ma avviene diciamo, questo, questo tentativo di Boccaccio di elevare il volgare allo stesso livello del latino anche attraverso operazioni più concrete, che um, diciamo, sono legate poi sostanzialmente anche alla sua uh, pratica di editore, editore di testi. A questo punto uh, occorre, io credo, mh, proporre un, 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 almeno come dire, um, molto brevemente entrare in un discorso che possiamo porre sotto l'etichetta di uh, analisi della materialità del testo. Uh, cioè, sono, se, ovviamente um, sono cose uh, note eh, su cui insomma, non, è, non è necessario richiamare o, oltre una certa misura l'attenzione, ma è chiaro che nel mondo uh, precedente all'invenzione della stampa a caratteri mobili, naturalmente i testi venivano uh, trasmessi per via manoscritta e, e quindi è importante decisivo e necessario ogni volta che noi ci confrontiamo con uh, tipologie di testi che hanno questo tipo di trasmissione questo tipo di uh, tradizione non considerare solo i testi in astratto ma considerare i testi nel concreto delle diverse testimonianze manoscritte che, che ce li trasmettono perché ogni manoscritto è, è un individuo ogni manoscritto è un oggetto culturale complesso che è articolato al proprio interno, che contiene um, diverse facce che tutte quante concorrono poi a determinare quell'oggetto che è e che può essere solo come individuo. Uh, per cogliere la natura di, que di questi oggetti culturalmente molto complessi che sono i manoscritti, basta soltanto richiamare l'attenzione ad alcuni elementi, uh, forse non è il caso di... Soffermarsi, ma che almeno vanno tenuti un po' presente nel nostro ragionamento perché uh, materialmente il manoscritto è, è fatto di, uh, di un supporto per la scrittura. E già questo, uh, che tipo di supporto si, uh, si sceglie uh, o si ha a disposizione per la composizione di un codice, uh, già è, uh, diciamo, orienta chi oggi osserva quel codice per comprenderlo nel suo in, in, contesto. Culturale. Ma poi ancora le scritture, no? Le scritture ci sono delle scritture che indirizzano chiaramente verso alcuni ambienti uh, socio-culturali um, o professionali ben precisi, la mercantesca, la cancelleresca. Eh, vedere, uh, capire che no? le scelte grafiche non sono delle scelte uh, ne neutre, ecco, ma sono delle scelte che. Hanno in sé dei valori uh, culturali, degli aspetti culturali su cui vale la pena di riflettere, è fondamentale. E poi ancora l'apparato di decorazioni, uh, gli apparati uh, che possono essere sia calligrafici, ma addirittura iconografici, sono tutti elementi che vanno tenuti sotto controllo, e insomma insiste molto su, su questo tema: per comprendere l'oggetto libro e per capire quale sia l'intenzione che ha generato quel particolare tipo di oggetto libro. Cioè c'è sempre un disegno editoriale uh, alla base di un manoscritto e, e questo disegno editoriale può avere una maggiore, un, minore, um, un maggiore o minore grado diciamo, di consapevolezza a seconda di chi sta elaborando il manoscritto in questione. Ora, nel caso di Boccaccio, che è un copista, un assemblatore di libri, e um, copista non solo di se stesso, ma anche di opere di altri autori, no? e questo lo vediamo. A breve è, è importantissimo, e Heisner, tutto il libro ruota attorno a questo tema, osservare le forme materiali che assumono i testi nei manoscritti perché già le scelte editoriali di Boccaccio rappresentano la, con, la forma concreta di un'idea, di, un, di, un, di un discorso proprio ideologico. E quindi, uh, sempre nella linea uh, di quello che Stiamo, stiamo, del discorso che stiamo affrontando, è importante osservare come Boccaccio, e cioè Eisner lo fa molto bene nel suo libro, come Boccaccio attraverso anche delle manipolazioni in qualche modo testuali, eh, diciamo, metta la forma libro a servizio di quell'idea che ha, cioè la formazione poi eh, di un canone, in particolare attraverso un codice che è il centro del lavoro di Eisner, che è un codice Uh, conservato la Biblioteca Apostolica Vaticana con segnatura Chigiano L576 di cui adesso parliamo. Un'ultima cosa: prima di cedere la parola uh, a Corrado Bologna, um, è importante uh, e Eisner lo fa, secondo me, sviluppando bene uno spunto che Boccaccio offre nella conclusione del um, Decameron: de è importante, dicevo, met comprendere che per Boccaccio uh, i gesti mentali della lettura della selezione di ciò che viene letto e anche dell'idea di, uh, dell di raccogliere quei materiali che uh, sembrano funzionali a un certo progetto editoriale, uh, sono un tutt'uno, cioè sono quasi un unico momento, cioè Boccaccio quasi um, in qualche modo uh, direi per inclinazione naturale è un antologista no? e quindi è interessante vedere come uh, escono dal suo scrittorio alcuni o testi, l'antologia che è al centro dell'attenzione di Martin Martinais nel suo saggio ma anche altri testi o, su cui posso lasciare poi la parola adesso a Corrado Bologna che sono gli e le, lo Zibaldone la e la Miscellana Laurenziani che già o, rappresentano un, due esempi proprio di questa tendenza di, cioè a, Boccaccio, appunto, a raccogliere materiali a disporli lungo l'arco di un ragionamento, di una forma mentale che poi diventa anche Forma, forma libro. E quindi leggere e leggere, e quindi scegliere e poi collezionare, ovvero raccogliere, sono dei gesti che in Boccaccio formano quasi un, un tutt'uno. Eh, si possono, veramente, rappresentare un'unitarietà quasi. Ecco, questo lascio la parola a Corrado uh, per, uh, per continuare un po' il nostro discorso e semmai per uh, approfondire o correggere un po'. Il tiro delle cose che ho detto fino adesso. E le cose molto interessanti che Lorenzo Fabiani ha detto finora. Eh, metterei in luce in particolare queste categorie: eh, autore, eh, editore. Noi siamo abituati a pensare fin dalle scuole a Boccaccio essenzialmente come un autore. Boccaccio è l'autore del Decameron, l'autore del Teseida, del Filostrato. È un autore improprio, come dire, e cioè colui che, come diceva eh, Bonaventura da Bagnoregio, il grande francescano generale dell'ordine a cui si ispira Dante, insomma ci troviamo intorno alla metà del 200, giusto un secolo prima di Boccaccio, eh, è colui che scrive cose inventate da lui stesso. Però prima che autor c'è anche la figura del compilator, e dello scriptor, cioè di colui che scrive lo scriva cose altrui e colui che mette insieme trascrivendole cose altrui. E poi c'è il commentator. Queste categorie Boccaccio le assomma su di sé tutte. Boccaccio è contemporaneamente uno scriba uno scrivano che copia, vedremo che copierà quattro volte, tre volte la commedia, e, 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 e altre volte diverse volte, per esempio, le proprie opere. Non fa che scrivere, non fa che impaginare. Abbiamo sotto gli occhi l'esempio dell'officina di Boccaccio, un'officina materiale, la vediamo proprio in quella materialità a cui Lorenzo Fabiani ha. Faceva poco fa riferimento, e cioè vedete per esempio quasi dei calligrammi intorno ai bordi del foglio, eh, è un disegnatore Boccaccio, un architetto di eh, di libri, come ha detto Marco Cursi benissimo. Eh, L'officina del Boccaccio, secondo un paleografo come Zamponi, è proprio un luogo, un laboratorio, un'officina come quella del fabbro. Come una specie di eh, luogo in cui si fonde il bronzo, vengono scelti e riuniti insieme autori antichi e moderni. Qui abbiamo un esempio degli autori antichi: il, l, l, lo Zibaldone, che un tempo si credeva separato in due. Perché lo è materialmente, ma oggi si capisce che in realtà è stato un unico libro nel quale Boccaccio ha copiato, selezionato delle cose straordinarie in latino: Giovanni del Virgilio, Dante, lo stesso Boccaccio e Petrarca. Tra il 1942 e il 1944, quando ritorna da Napoli, dove è andato nel 1328, mentre è re, eh, Roberto D'Angiò. E lì Boccaccio ha conosciuto eh, Cino da Pistoia, ha incontrato, io penso, Petrarca. Ma comunque, eh, Petrarca è arrivato proprio nel momento in cui lui stava partendo. Insomma, l'esperienza napoletana è fondamentale in Boccaccio. Ha colto tutta la cultura provenzale, francese e non solo italiana, novellistica che era lì. E la grande cultura classica che si praticava a Napoli. Con lo zibaldone latino abbiamo un tipico esempio di un'antologia creata a proprio uso, in cui però al centro c'è già un canone. Eccolo: Giovanni e Virgilio, Dante, Petrarca e in mezzo si infiltra questa specie di. Eh, Dioneus, no? questo Dioneo che è un po' ehm, saltimbanco, un poco eh, così, un, un, un elfo che spunta dappertutto, che è Boccaccio stesso. In questa antologia latina. Eh, che è un manufatto unitario, fondamentalmente eh, composto lungo vent'anni, soprattutto Boccaccio raccoglie delle ecloghe, delle ecloghe antiche e moderne. E questo genere dell'ecloga è fondamentale perché nella, come diceva Petoletti, erudizione un po' tumultuosa e disordinata del Boccaccio, l'ecloga, lui la vede bene come un genere importantissimo, anche perché praticato proprio dallo stesso Dante Alighieri. Quindi, mettendo insieme una specie di prontuario di retorica e poesia, a Costa, Dante Alighieri, Giovanni del Virgilio, che lo ha sfidato, è un professore bolognese, e uno che vuole far carriera, insomma, a Bologna, e infatti entrerà nell'università non appena riceverà da Dante la lettera in risposta. A, su, a una sua proposta, quasi una lettera di raccomandazione. Dante sa bene quello che sta facendo: no? eh, accetta la sfida di questo professorino di provincia, Dante si trova già in Romagna, e una delle ultime opere, se non proprio l'ultima opera di Dante, non è la commedia. Io resisto ancora un poco psicologicamente ad ammettere questo, ma è un'ecloga latina. Sono quelle quattro ecloghe che si scambiano. Giovanni, detto del Virgilio perché era un grande commentatore di Virgilio, che riprende la bucolica, l'ecloga antica e la attualizza. Ecco le ragioni per cui sia così importante questa ecloga lo mostra la organizzazione interna dello Zibaldone laurenziano, la corrispondenza tra Giovanni del Virgilio e Dante Alighieri, come vedete, sta proprio messa insieme. Prima il carme di Giovanni, la prima ecloga di Dante, la risposta di Giovanni, la seconda ecloga di Dante. E come vedete stanno insieme fra il foglio 67 e il foglio 72, cioè quello che diceva Lorenzo Fabiani un attimo fa è importantissimo, lo vediamo anche nell'immagine a destra, no? la divisione dei fascicoli, l'organizzazione del libro. Noi oggi siamo abituati a prendere un libro. Come questo che compare in tante copie. Ebbene, in antico ogni libro è un individuo, lo ha detto bene Lorenzo, cioè è quella cosa lì fatta come quell'autore lì, con la sua stessa mano, che è il pantografo della mente, ha realizzato. Non ci sono due manoscritti uguali, mai, anche nel minimo dettaglio possono variare, ma si noti come immediatamente dopo lo scambio di Giovanni del Virgilio e di Dante, che sul modello dell'antico Virgilio fanno le ecloghe nuove in latino, Boccaccio introduca subito... Petrarca, le epistole metriche, è un ricordo della sua incoronazione poetica. In sostanza, un primo canone del Dante latino e del Petrarca latino messi insieme c'è già nello Zibaldone latino. La storia della lettera di frate Ilaro che apre questo indice al foglio 67 recto è una delizia, ve la accenno eh, molto rapidamente. Eh, Boccaccio è l'unico a riportarci in questo zibaldone una lettera che a lungo è stata ritenuta un'invenzione di Boccaccio stesso. Non fosse altro, diceva Villanovic, perché si chiama Ilaro il frate, fa ridere, se la ride di noi, se la ride proprio... Di noi filologi, racconta frate Hilaro di aver incontrato un giorno in montagna Dante che gli ha consegnato in latino un libro dicendo: Guarda, questa cosa qui io l'ho intitolata Commedia, e l'ho scritta in latino: Si apre con Ultima regna canam, fluido, con termina mundo, spiriti busque, lata patent, que premia solvunt, pro meritis, qui comunque suis, due versi e mezzo. Inventati da qualcuno senza dubbio, se ne era già accorto più. Raina se ne erano accorti gli antichi filologi. Chi sarà costui? Veramente un frate Ilaro? O forse Giovanni Boccaccio? Sta di fatto che l'unica attestazione di una commedia in latino, cioè perfettamente solidale a quell'idea di un Dante come importante autore latino, che Boccaccio si stava sviluppando, la presenta lo Zibaldone eh, Laurenziano. E poi. E forse qui io credo potrebbe brevemente eh, riprendere, non brevemente, largamente riprendere il discorso Lorenzo Fabiani, la commedia vera, la commedia volgare. Boccaccio è un editor, è uno insomma che fa l'editore di Dante. Si mette lì e di suo pugno, ma vi potete immaginare la commedia che ha più di 13.000 versi, se l'è copiata tre volte, perché? Sonia Tempestini, sotto la mia guida a Lugano, ha fatto una bellissima tesi di dottorato, mettendo insieme per la prima volta quella che si dice una collazione, cioè un confronto fra i testi delle tre commedie. Non l'aveva fatto nessuno e ha dedotto delle cose interessantissime. E rinvio lo troverete online eh, ai suoi saggi eh, in proposito. Però, come vedete, tra la fine degli anni 40. E i pieni anni sessanta, cioè per un quindicennio buono, Boccaccio non fa che scrivere e copiare Dante. Dante da solo, ma anche Dante in compagnia. Per esempio, eh, nel codice che oggi è a Toledo, mette insieme, eh, prima eh, della commedia, il suo proprio trattatello in lode di Dante, La vita nuova, e poi la commedia con degli argomenti in terza rima che scrive lui. Quindi è lui l'editore di Dante, è lui che fa la prefazione, come Lorenzo ed io abbiamo fatto al libro di Martin Eisner, è insomma l'editor che rende pubblico ehm, attraverso un manufatto che non c'era prima un autore che oramai è diventato canonicamente autor. Dante ha avuto un immediato successo, ma se non ci fosse stato Giovanni Boccaccio, il suo successo sarebbe stato, come dire, un po' più provinciale, anche meno veloce, meno rapido e soprattutto non sarebbe stato collegato così immediatamente con la parte lirica di Dante. Le 15 canzoni di Dante e lo stesso Chigiano. Lo stesso Chigiano L Sesto 213 era anticamente, ci torniamo sopra, ci torna Lorenzo, collegato con quell'L176 eh, che invece contiene un'altra parte dell'antologia. Insomma, Boccaccio ha in mente un tutto Dante, tutto Petrarca e un po' di Boccaccio in mezzo. E in più ci aggiunge Guido Cavalcanti, mette insieme per la prima volta a piena pagina la commedia, così come lui stesso lo ha segnalato per la prima volta eh, Marco Cursi nei saggi contenuti prima in questo bellissimo volume che è un catalogo della mostra Boccaccio Autore e Copista, la eh, mostra del 2013, anno centenario, in cui sono uscite delle... Novità strepitose e poi lui stesso con questo libro dedicato al Decameron, eh, Scritture, Scriventi e Lettori, che è la storia del testo a partire da Boccaccio stesso e dai tuoi suoi autografi fino ai copisti successivi. Però stiamo un momento ancora sulla messa in pagina. Ecco, noi oggi non abbiamo più questa idea della messa in pagina prendiamo un libro martinese lo apriamo e nessuno di noi si accorge che questo libro è messo in pagina perché tutti i libri sono impaginati sono impaginati secondo regole editoriali eh, che sono previste dall'editor appunto cioè in questo caso l'editore Salerno di Roma o Mondadori o Inaudi o Feltrinelli ecco in questo caso invece c'è Boccaccio Invece di Einaudi c'è Boccaccio, cioè uno che decide come presentare il libro, sotto quale, quale forma materiale, mettendo insieme come nella pagina i testi, e questo ha una valenza importantissima. Per esempio, decidere di mettere la commedia proprio così, come la vedete, al centro della pagina, questi sono i tre. Codici che lui si copia a mano, identici, vedete, non c'è se non qualche minima differenza nel N Lunga eh, nel codice di Toledo e in quello ricardiano che finisce poi nel codice Chigiano, che è a destra. Però vedete che è una pagina di grande respiro, di grande campitura, quasi una pagina dipinta. Perché sui bordi è previsto che poi si mettano i commenti, cioè che questo diventi un libro di studio, come i classici antichi. Questo non era mai accaduto prima con Dante, ma solo appunto con i classici o con il proprio Teseida. Questo è un codice. Molto bello, molto, molto appassionante, perché è l'autografo del Teseida. Vediamo questa grande Q iniziale eh, che contiene in sé tutti i, i, tutta l'ottava, perché Boccaccio è l'inventore dell'ottava, quella che poi con Boiardo e Ariosto avrà una grande fortuna. E subito prima c'è un sonetto e subito accanto al testo c'è un commento, una postilla. Quindi abbiamo in questa pagina. Due o tre cose fondamentali: Boccaccio Autore, Boccaccio Scriptor, cioè copista di se stesso, Boccaccio Editor, cioè che si impagina, Boccaccio Commentator, che si commenta con una postilla che vediamo sulla destra in altra grafia non la gotica elegante, ma una grafia di, 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 diciamo di, di pratica di commento, di pratica di studio. E, e, e diciamo questa fotografia eh, di questo codice oggi in Laurenziana è bellissima, è importantissima, è tenera, perché è il modo in cui Boccaccio si autocanonizza. Il suo Teseida, che è il primo forse eh, poema in ottava rima volgare, eh, è trattato da un punto di vista grafico e ed editoriale come la Commedia di qualche anno dopo. Ecco come il Boccaccio napoletano, che è questo giovane, diciamo intorno agli anni 30 del 300, e il Boccaccio che torna a Firenze e dà il meglio di sé e dopo il 48 e la peste nera scrive anche il Decameron, hanno una stessa e unica idea di libro. Messa in libro del testo, ecco io. Lascio la parola a Lorenzo proprio su questo. Mettere in libro un testo dovete pensare, voi che ascoltate e che non siete abituati magari alla mentalità medievale eh, dell'organizzazione di un libro, dovete pensare appunto che facendo tutto a mano non c'è mai una griglia precostituita dalla stampa che riproduce in centinaia, migliaia. Milioni di esemplari, un, un certo testo. Qui il testo coincide col libro che porta quel testo, cioè ci presenta la sua forma. Immaginate di levare questa Q maiuscola così elegante, eh, quante può fare il tempo, eccetera, eccetera, e immaginate di impaginarlo diversamente, capirete. Quanto cambi la ricezione dell'immagine del testo. Allora il testo diventa anche l'immagine visiva, figurativa di se stesso. E ciò avviene, eh, Eisner lo, lo segue bene, per la commedia, per Petrarca e anche per l'opera dello stesso Boccaccio, poco prima, Lorenzo. Allora, mi riprendo un po' il discorso da dove lo ha lasciato Corrado e lo faccio, um, se posso, citando qualche riga uh, che, che viene citata da Eisner uh, nel suo libro e che Eisner riprende proprio da Petrucci, uh, che è un grandissimo paleografo che a lungo si è occupato di tutte le questioni che abbiamo uh, un poco accennato. E Petrucci, riferendosi proprio alle pratiche uh, grafiche ed editoriali eh, di Boccaccio scrive appunto che sembra che Boccaccio tenti consapevolmente di innalzare i manoscritti che contengono i testi in volgare a livello di dignità che ha il modello dominante della produzione libraria del tempo, cioè il libro da banco in textura gotica con tutti i suoi attributi fisici e simbolici. Direi che no, possiamo chiudere un po' quanto abbiamo detto e, e portarci avanti con il discorso con queste parole, cioè. E, gli attributi fisici e simbolici del libro è fondamentale, Corrado Bologna lo ha detto molto bene, un libro nella sua impalcatura grafica è un oggetto che è simbolico e dunque, per esempio, rappresentare la commedia su un'unica colonna, in quella grafia che abbiamo visto, nei, nei manoscritti che abbiamo oh, poco fa mostrato, ha un alto valore simbolico, cioè significa oh, elevare Dante al modello degli scrittori classici. E eh, così facendo aprire un nuovo canone, un canone che dialoga con quello della classicità, ma che è un canone che parla oh, la, lingua, la lingua volgare. Un'altra cosa che eh, è emersa dalle parole oh, di Corrado Bologna mh, ha a che fare anche con la laboriosità delle operazioni che mette in pratica Boccaccio, cioè Boccaccio ritorna continuamente sui testi, l'abbiamo visto copiare la commedia tre volte, e questo significa un enorme investimento di tempo, di risorse, insomma, una devozione assoluta verso, verso Dante, come è noto, ma che si vede quindi anche attraverso queste, queste tracce che sono materiali. E questo continuo tornare oh, sui, sui libri, sui testi, su, oh, sulla loro organizzazione, oh, è ben messo in evidenza da Martin Eisner proprio con un'osservazione uh, puntuale della struttura materiale che contraddistingue oggi il manoscritto che è al centro del suo studio, che è appunto il manoscritto Chigiano L. 1576, che come diceva uh, prima uh, Corrado Bologna. Uh, non ha sempre avuto la fisionomia con la quale ci si presenta oggi. Uh, era un manoscritto che originariamente rispondeva a quel modello di tutto Dante che abbiamo già visto uh, essere messo in pratica da Boccaccio uh, in, in, un altro, in altri momenti. Uh, ma cosa è successo? Che ecco, cosa si è determinato? Perché allora il manoscritto non appare più oggi ai nostri occhi così come inizialmente era stato pensato da Boccaccio? Perché Boccaccio anche se poi insomma il tema Uh, potrebbe essere un po' approfondito perché uh, le, le vicissitudini di questo, questo manoscritto sono state variamente interpretate uh, dai, dai filologi, paleografi, dai paleografi, da chi si occupa di uh, codicologia. È probabile però, e l'idea di Eisner poi in fondo è quella, che sia stato Boccaccio stesso a determinare un riassetto complessivo di quel volume che un tempo era tutto Dante, ma che poi comincia ad accogliere dei materiali. Uh, esterni, comincia ad accogliere e lo mostra molto bene Eisner che segue no, tutte le fasi redazionali di questo e le ricostruisce anche attraverso degli schemi che aiutano proprio immediatamente uh, a, a visualizzare per il, per il, per il, quello che accade. Uh, comincia con l'aggiunta di Petrarca, cioè uh, comincia con l'aggiunta di alcune poesie di Petrarca che vengono um, annesse in coda al volume che ancora presentava la commedia di Dante incassonata tra la vita nuova e, um, e il carme Italia Iam, certo, Sonos di, di Boccaccio e, per, e poi che cosa accade quindi uh, aprendosi a un altro autore quel modello di tutto Dante si dissolve e forse, e questa è l'idea che anima il libro di Eisner nella mente di Boccaccio uh, emerge un progetto editoriale uh, più ampio cioè si, uh, so, mh, viene uh, separata la sezione che ho uh, occupata dalla commedia, dal, dal manoscritto, uh, viene uh, sostituita con che cosa? Con la canzone di Guido eh, Cavalcanti Donna me prega che è anche circondata, lo, lo vedremo oh, tra poco, da un commento e commentata. E dunque che cosa accade? Accade qualcosa di uh, sì, possiamo forse rimanere sulla, se vuoi Corrado, mh, senza anticipare. Ecco, vediamo, vediamo forse, visto che ne stai parlando, Donna me prega. Il, uh, diciamo mh, il discorso vuole arrivare un po' qui cioè vuole arrivare anche un po' come diceva Corrado in precedenza all'importanza che ha nell'assetto testuale anche un dato ideologico di fondo, cioè uh, il rapporto tra il testo e il commento. Già um, Corrado Bologna lo metteva in luce bene uh, per quanto riguardava l'opera autografa di Boccaccio che si fa commentatore di se stesso, ma nel manoscritto Chigiano che Eisner analizza um, viene messo in luce molto bene dall'autore del saggio come la, il dialogo fra i testi e i commenti costituisca e che Boccaccio instaura e che vuole rendere visibile il più possibile, proprio organizzando la pagina per fare in modo che risalti questo dialogo no? o tra i testi e il commento. Perché fa questo? Insomma, il discorso sarebbe andato poi comunque naturalmente lì. Perché Boccaccio, ricordiamolo, aveva in mente di eh, proporre appunto un volgare che avesse un'autorità paragonabile a quella che avevano i classici latini. E allora è proprio sul ruolo della glossa, del commento, che si gioca, che, che Boccaccio insomma insiste, perché i testi, uh, diciamo, volgari finalmente hanno, a partire da Dante, sostanzialmente per Boccaccio, o comunque Dante rappresenta l'inizio di, di questa nuova tradizione uh, così... Um, così stratificata dal punto di vista semantico che appunto i testi in lingua volgare devono essere commentati perché hanno una molteplicità di sensi, hanno raggiunto una complessità tale uh, che hanno bisogno del commento. E... Lorenzo, lasciami intervenire un momento solo su questo punto. Chi sta guardando questa immagine vede donna me prega perché io voglio dire al centro della pagina che Boccaccio costruisce e sui bordi c'è Dino del Garbo, un commentatore di cui questo è l'unico esemplare che noi abbiamo. Cioè Boccaccio è anche un trovatore eh, di roba buona, è un, è un, è un cacciatore di, di, di funghi preziosi, è un cacciatore di tartufi. Lui trova il commento in latino di Dino del Garbo e lo copia intorno a. A Cavalcanti è l'unico esempio che noi abbiamo di questo testo che si sarebbe perduto altrimenti. Ma qualcuno di voi che sta seguendo avrà in mente qual è il testo canonico in assoluto. Che ispira tutta la tradizione medievale e ancora Boccaccio, qui è quello della Bibbia, evidentemente, è il testo biblico, il testo canonico per eccellenza, che veniva costruito con pochi versi, versetti al centro della pagina e quelle che venivano chiamate le catene lungo i bordi, che incatenavano il testo e che poi come catene venivano costruite nella copia l'uno dell'altro. Lorenzo, ritorna pur tu eh, dove eravamo poco fa. Allora, sì, eravamo. Poi, se vuoi scendere ancora nella diapositiva successiva e forse ancora oltre, anche dopo questa. Ecco, possiamo fermarci alla precedente se non ti spiace, Corrado. Quindi, qual è un po' il discorso? E abbiamo visto bene, e lo vedremo anche attraverso altri esempi eh, che tra poco eh, mostreremo. Dal manoscritto, perché credo che il dialogo con le immagini sia quanto mai necessario in un tipo di presentazione di un saggio che ha uh, al centro un manoscritto, uh, c'è cioè, come abbiamo insomma, visto prima uno snodo, uno snodo importante. Uh, Boccaccio lo dice molto spesso, insomma, insiste su questa su immagine, Eisner nel suo libro, si fa mediatore, allora, diciamo, Boccaccio vuole costruire una nuova tradizione. Ho uh, perso il. Vuole costruire una nuova uh, tradizione um, del, della letteratura in lingua volgare e vuole farlo naturalmente saldando quelli che sono per lui i massimi autori, gli autori che sono in dialogo, poi, sostanzialmente, uh, fra loro. Un, un dialogo che viene sollecitato da Boccaccio stesso, e questi due autori sono naturalmente Dante, Dante e, e Petrarca. E allora, uh, che cosa che cosa accade? Che con il uh, con un carme attraverso il quale Boccaccio dedica a Petrarca il libro e soprattutto, uh, come dire, anche l'idea sostanzialmente, vuole rendere Petrarca partecipe dell'idea che questo libro, questa nuova antologia, no? questo libro che è diventato un'antologia che tende, che vuole canonizzare i grandi autori della letteratura, um, ecco, vuole offrirla, intendevo dire, a um, Petrarca attraverso questo carme, latino che mette in evidenza alcune cose su cui Eisner ragiona molto e bene, uh, che sono sostanzialmente queste, le mettiamo un po' in evidenza, cioè Dante è quell'autore prima del quale nessuno ha fatto mh, o nessuno è riuscito a raggiungere vette simili parlando in lingua volgare. Quindi Dante è qualcuno che uh, inaugura una tradizione, ma appunto siamo attenti a quell'ante, cioè vuol dire che naturalmente quando, verso, verso terzo, verso, quando, esatto. Quando Boccaccio dice che nessuno prima di Dante ha mai fatto qualcosa del genere. Naturalmente offre, uh, da un lato, anche il segno della continuità, cioè sarà poi Petrarca che dovrà raccogliere uh, e, che e raccoglierà uh, questa eredità. E poi c'è un altro punto che, eh, secondo me, è decisivo. E che su cui Eisner um, diciamo, spende um, molte pagine e che ha a che fare proprio con il rapporto tra latino e volgare perché, appunto, Boccaccio è un po' il punto di equilibrio in questa dinamica latino-volgare fra Dante e Petrarca. Uh, perché, appunto, vediamo che gli ultimi versi uh, diciamo, sono un invito uh, a Petrarca ad accogliere il testo di Dante, un testo impensato, impensabile prima di Dante stesso. E che ha altissimo valore non, e che deve averlo anche agli occhi di Petrarca, nonostante, ecco, nonostante sia in lingua volgare. E, e quindi questo è centrale, è importantissimo naturalmente per lo sviluppo del, del ragionamento di Eisner, perché uh, è qui che si gioca un po' quel ruolo di mediazione a uh, cui facevo cenno anche prima, che è, da, che è svolto da Boccaccio. Non solo mediatore tra Dante e Petrarca, ma anche mediatore tra l'autorità della, della lingua latina e la nuova autorità che va costituendosi della lingua materna, è che Dante uh, è, è il primo a usare con una profondità, come diceva agli occhi di Boccaccio almeno, una profondità tale da diciamo, costruirsi sul modello di quella scrittura polisensa che è la scrittura, la Bibbia. No? E, e in questo senso, se possiamo anche scendere forse con la uh, diapositiva. Sì, Lorenzo, oh, io, perdonami. Eh. Sì. Vorrei citare poche righe di Eisner proprio. Certo. Su questa pagina, vedete bene come questa pagina sia eh, voluta nella sua brevitas, nella sua compattezza architettonica, è una facciata che si inserisce fra Dante e Petrarca materialmente. E immaginatevelo, Boccaccio che sta componendo la sua antologia Monumento, è un monumento alla poesia moderna. In cui lui stesso si interpone come mediatore con un testo in latino fra Dante Volgare, Petrarca Volgare, lui Boccaccio con una poesia in latino in cui dice a, Bo a Petrarca che è già stato incoronato poeta a Roma e lui lo sa e lo ha esaltato, eccetera, dice continua tu. Accogli quest'opera di Dante che è gradita ai dotti ma anche dal volgo e continua la tu, non ti limitare all'Africa, ma esalta con il canzoniere che infatti copia immediatamente dopo Boccaccio, esalta con il canzoniere questo nuovo modello volgare. Ecco questa pagina così nella sua eh, ovvietà. Un po' vanitosa, diciamo, no? è un po' vanitoso Boccaccio. Si vuol mettere lì in mezzo eh, ai piedi del monumento, immaginatevelo in bronzo come il monumento della Porta di Rodin, no? eh, la Porta dell'inferno di Rodin, di qua Dante e Cavalcanti, di là Petrarca e in mezzo a unire i due Boccaccio che prende come nell'immagine di eh, come in questa immagine di Vasari che sta proprio sulla copertina. Del testo inglese di quello italiano, eh, per Boccaccio che unisce, per così dire, lo vedete Dante e Petrarca. Petrarca eh, su invito di Boccaccio che gli sussurra all'orecchio, indica col dito Dante che sdegnoso guarda in dito. Eisner scrive queste parole bellissime. Quando Boccaccio ha aggiunto i testi di Petrarca alla propria edizione delle opere di Dante, non ha semplicemente raccolto in un unico manoscritto il lavoro di due poeti, due poeti qualunque. Invece ha legato inestricabilmente due autores, iniziando a trascrivere i componimenti del secondo sul verso del foglio sul cui recto terminavano quelli del primo. Ecco, io credo che questo eh, si possa anche vedere. Ehm, credo sì, sì. Che, eh, Ecco, eccolo qui, ecco. proprio in questa pagina eh, così ben eh, organizzata da Lorenzo, che è l'autore del PowerPoint. Eh, io ci ho messo un po' di peperoncino, ma il PowerPoint è tutto suo. Bene, qui vediamo, vedete a sinistra finiscono le canzoni liriche di Dante e nella facciata successiva, come se girassimo proprio, no? Qua il retto e col verso incomincia il rerum vulgare un fragmenta che vi segnalo sono una forma editoriale unica, cioè noi la chiamiamo la forma Chigi perché è contenuta nel Chigi 176. Petrarca ha dato a Boccaccio da copiare un suo autografo e non l'abbiamo più quel libro. Abbiamo invece la copia che ne ha tratto Boccaccio. Poiché sappiamo dall'autografo di Petrarca, che verrà un po' di anni dopo, come Petrarca in pagina. I suoi testi e come li organizza graficamente con una eh, ossessiva capacità ingegneristico-architettonica, sappiamo che la pagina che abbiamo davanti è una copia fedele di Giovanni Boccaccio dell'autografo di Petrarca, che noi non abbiamo più perché quello che abbiamo è di anni successivi ed è un'altra edizione. Ecco, continuo con Eisner. Copiando i testi di Petrarca e di Dante su un solo foglio di pergamena, davanti e dietro, Boccaccio include l'autore del canzoniere nel proprio discorso sull'autorevolezza del volgare. Il fragmentorum liber, cioè eh, il, il canzoniere di Petrarca, dimostra infatti che anche il poeta laureato, che Boccaccio ha chiamato Italia iam certus homos, oramai sei l'onore d'Italia, sicuro tu, Petrarca, laureato, aveva avuto cura di raccogliere i propri componimenti in volgare. Ecco allora che Boccaccio per primo raccoglie, almeno per quanto ne sappiamo noi, raccoglie le poesie liriche di Dante. Eh, si trovano a fatica delle testimonianze più antiche di Boccaccio, il grandissimo filologo Michele Barbi. Dedico a questo degli studi molto belli, gli studi sul canzoniere di Dante. Che chi è interessato troverà, eh, li ho fatti ripubblicare in Anastatica dalle, dalla società dantesca italiana con una mia prefazione. Però, insomma, l'idea di fondo è: Dante non ha mai fatto un canzoniere, non ha mai raccolto le proprie poesie liriche. Lo fa Boccaccio per lui o comunque Boccaccio prende una tradizione e la aggiusta, però invece da Petrarca prende la composizione del testo voluta dallo stesso autore, suo intimo amico oramai. Quindi non è chi non veda come Eisner ha messo il dito al centro di una questione esplosiva di potenza... Eh, Epocale, no? epistemologica, grandissima, non è soltanto un libro in cui Boccaccio per proprio uso si raccoglie le poesie, ma è un libro che fa canone, cioè mette insieme un'antologia scolastica, diventa un libro di scuola con un solo scolaro che si chiama Giovanni Boccaccio Lorenzo. Bene, allora questa immagine, quello che possiamo forse fare ancora e tornare un po' indietro o oh, se si vuole ancora di una ancora di un'altra ecco forse alla, ecco, no no alla successiva scusa corrado che ti chiedo. ecco mm, a proposito di questo boccaccio oh, che eh, si fa a scolaro ma eh, non rinuncia neanche però a, a svolgere il ruolo di chi fa l'antologia um, una cosa che mh, io credo sia anche un valore del libro di Eisner um, è a fare attenzione proprio a tutte le pratiche editoriali che mette uh, in campo um, Boccaccio proprio per raggiungere quei fini che lungamente abbiamo, abbiamo discusso. Ce ne sono alcune di queste operazioni che sono particolarmente um, quasi, vorrei dire, um, violente, usando un po' la parola um, insomma, con un'accezione un po'. Chiaramente metaforica, però, che cosa accade ad esempio a, a, ai testi di Dante che passano per le mani di Boccaccio, come diceva prima uh, Corrado Bologna? Ad esempio, ne escono trasformati. Uh, cioè, che cosa accade? Accade che Boccaccio si sente um, anche, a, a, come dire, a, a, assume delle decisioni di, appunto da editore uh, che portano alla modificazione, alla trasformazione dei testi per come lui li aveva ricevuti. Cioè, il discorso è che Boccaccio riceve i testi in un certo modo, oh, li trasforma e li restituisce al futuro in un altro. Tant'è vero che spesso si sente parlare proprio della funzione Boccaccio eh, in campo oh, diciamo, uh, letterario. Cioè Boccaccio trasforma la tradizione che passa attraverso le sue mani e ce la riconsegna in modo diverso. Una cosa che fa, ad esempio, e che è notevole, insomma, se ci si pensa, è intervenire sul testo della vita nuova e oh, sottrarre diciamo, alcune parti. Del, del testo alla loro continuità, quindi interviene sul livello opera dei tagli e uh, toglie, scorpora sostanzialmente uh, quei punti in cui Dante riflette sulle proprie poesie, quelle che lui chiama le divisioni. E queste divisioni, che a Boccaccio sembrano non. Inserirsi perfettamente oh, nel flusso narrativo che contraddistingue il prosimetro oh, di Dante, oh, le prende e le porta fuori testo, cioè le trasforma in glosse, no? come quelle glosse che abbiamo visto circondare il testo di Donna Me Prega, che però erano di Dino Del Garbo. In questo caso, Boccaccio coglie nel testo di Dante un, uh, un testo e all'interno anche un commento al testo, ma questo commento lui sceglie di. Uh, Estrarlo dal, dal testo, dalla continuità del testo e di porlo al margine della pagina. per Nel fare questo, e lo vedremo magari nella prossima diapositiva, restando un attimo però su questa, oh, restando sulla precedente, scusi, guardato, dà una giustificazione oh, del, del, della sua, del suo agire, cioè fa quella che Eisner dice forse è la prima nota oh, critica, la prima nota editoriale della storia della letteratura italiana perché Boccaccio giustifica il suo modo di procedere. Molti si meraviglieranno, dice Boccaccio, di vedere in questo modo manipolata l'opera di Dante, ma io credo che appunto, qui ci sono, si possono leggere oh, le parole di, oh, di Boccaccio stesso, oh, che ci sono dei punti dell'opera di Dante, detto in estrema sintesi, che è meglio scorporare, cioè presentare come commento, perché di fatto sono commento. E allora, se possiamo andare alla, alla diapositiva successiva, vediamo che... A un certo punto ci sono dei brani della Vita Nuova che vengono tolti dal continuum testuale e uh, dislocati uh, al margine della pagina come se fossero delle glosse, ma che sono glosse d'autore. C'è Boccaccio che ha deciso che quelle sarebbero diventate glosse. E questa idea di glossare. Uh, il, testo, il testo volgare naturalmente si connette con quanto abbiamo detto prima, cioè la glossa dà autorità al testo, perché un, un testo che ha bisogno di una glossa è naturalmente un testo polisenso, un testo che si piace ai dotti e agli illetterati, ma del quale gli illetterati colgono soltanto alcune sfumature, uh, restando però di qua. Per quanto riguarda invece la vera, il vero significato allegorico appunto del testo, um, un'altra cosa che potremmo notare è che Eisner mette bene in luce, e secondo me, vale la pena un po' di valorizzare. Anche in quello scambio come si uh, diceva di dare a avere no? tra Dante uh, e Petrarca per mezzo di Boccaccio, ma anche tra uh, Petrarca e Boccaccio, per mezzo di Dante, che cosa accade qui? Che la vita nuova, che naturalmente si costituisce di due parti, a un certo punto no? Beatrice muore, quindi il, si cambia uh, il registro, ecco Boccaccio mette bene in evidenza qui, per tornare un po' alla mise en page, mette bene in evidenza quel momento di frattura che è determinato dalla morte di Beatrice attraverso quell'iniziale decorata che è di modulo maggiore rispetto alle altre e che Idealmente separa quella parte in vita dalla parte in morte di Beatrice, della vita nuova, e che questa è anche un'invenzione, dimostra Eisner, di Boccaccio, cioè Boccaccio che attraverso degli espedienti, uh, della messa in pagina del testo, mh, trasforma ecco uh, ciò che gli è arrivato da Dante e ce lo offre in modo leggermente, uh, leggermente diverso. Ma... Insomma, intervengo un intervento momento intervento. a glossare Lorenzo Fabiani eh, noi moderni non abbiamo l'abitudine a, a immaginarci l'importanza di questi dati grafici perché noi compriamo un libro in libreria e questo libro è stato completamente messo in piedi da un editore ma vedete in un libro sfogliandolo normalmente non c'è alcun elemento che distingua le parti come Lorenzo ci sta mostrando. Mentre nel libro che abbiamo sott'occhio in questo istante, cioè La vita nuova con la glossa marginale, con le rubriche spostate, messe in luce, con una certa violenza da Boccaccio, perché Boccaccio sta invadendo il testo di Dante, che oramai è morto da 30 anni. E sta diventando uh, la stella polare di tutta la letteratura e Boccaccio lo adora, se ne vuole però contemporaneamente appropriare. Harold Bloom, un grande studioso americano, ha parlato di Unsight of Influence. Eh, questi due grandi amici, Petrarca e Boccaccio, sono assediati dalla imponenza di, di Dante, lo adorano e insieme... C'è quella profonda invidia ammirativa, invidia buona almeno da parte di Boccaccio, su Petrarca avrei qualche dubbio, ma insomma ammirativa, perché si accorgono di avere davanti il nuovo Virgilio anzi, qualcuno che ha superato Virgilio, ha superato Omero perché ha lavorato in volgare. Ecco, dicevo, quelle maiuscole sono un'invenzione di Boccaccio basata sulla tradizione della scuola. Boccaccio è un uomo di scuola, dicevamo, fa lo scolaro, è uno che va all'università, ecco, ha studiato anche con Cino da Pistoia e quindi lui sa bene che per cogliere l'attenzione del lettore, un po' come noi stiamo facendo. Con l'ascoltatore attiriamo l'attenzione sua materialmente su un punto della pagina. Vedete quella pagina, vedete quella S, quella A, eccetera, eccetera. In quel momento si stanno snodando, si stanno articolando dei luoghi del testo. La stessa cosa, Boccaccio, la fa sul Decameron autografo che oggi è a Berlino nel codice hamiltoniano. Quindi Boccaccio si inventa un sistema per, come dire, graduare l'attenzione del lettore, e il primo lettore è lui stesso, autore e lettore di se stesso, viene così graduata, modulata, manipolata, accompagnata l'attenzione del lettore lungo una scala. Gradino dopo gradino, e questi gradini sono tutti segnalati da una differenza di gradazione, di aumento, di riduzione di. Corpo delle lettere incipitarie, quelle che aprono il paragrafo, o, il, eh, o in questo caso, appunto, nel caso della Vita Nuova, i singoli paragrafi, oppure nelle novelle del de cameron le singole parti delle novelle. Lorenzo, possiamo avviarci sì. alla conclusione, forse? Sì, sì. Uh, io direi, uh, ti, ti lascio qui la parola. Um, soltanto chiedendoti magari di sviluppare oh, questa idea, cioè, um, quindi Boccaccio crea un canone. Uh, non che nessuno, insomma, è un canone della letteratura volgare lo propone, ce lo offre, e in larga parte il canone che imposta Boccaccio è accolto. Mm, e però va detto naturalmente, anche Eisner lo fa nel suo volume, che non è certamente Boccaccio il primo a sentire questa esigenza, cioè di porre lungo una linea diciamo, storico-letteraria. Uh, tutti i prodotti uh, che, mh, che sono immersi eh, in lingua volgare. Uh, questa è un'esigenza che sente già Dante, il Dante del De Vulgari Eloquenzi, ad esempio, no? che già crea il proprio canone, ma lo farà anche nella Commedia, evidentemente uh, questo, uh, questo ragionamento sui predecessori c'è sempre, um, e, e ci sarà, e adesso ti lascio la parola su questo, eh, su cui poi eh, possiamo chiudere, anche naturalmente in Petrarca. Questo, questo pensiero, questo pensiero di come uh, raccogliere i testi della tradizione, come disporli lungo una linea, e però quello che uh, forse uh, su, insomma, il punto sul quale uh, chiuderei. Per quanto mi riguarda il mio intervento, uh, ha proprio a che fare con la posizione di Boccaccio. No? In, quel, in quel dipinto di Vasari che uh, Eisner ha voluto come copertina del suo, del suo libro, Boccaccio è sullo sfondo, cioè è in una posizione defilata rispetto agli altri due autori. Mh, questo, su, questo, mh, su questo dato Eisner riflette uh, abbastanza. Beh, sostanzialmente giunge a una conclusione, cioè solo Boccaccio oh, a, a, um, aveva oh, la capacità di trarsi indietro oh, rispetto ai materiali che, che trattava. Cioè, Boccaccio non vuole essere parte di questa competizione, anche per Dante, no? Dante si pone sempre, come dire, come... come... Vertice, no? si, si, si propone come vertice della tradizione oh, che lo precede, e lo stesso vediamo adesso oh, farà Boccaccio. Invece Petrarca ha un altro atteggiamento, veramente da mediatore, da valorizzatore. Oh, Boccaccio, del, vuol dire Boccaccio una vuol grande dire. generosità. Oh, e e questo aspetto parlando di Boccaccio. Emerge, Lorenzo sta parlando di Boccaccio. Non so se. Ho, forse Correggiti, Lorenzo, stai sì, parlando di Boccaccio. Stai certamente di Boccaccio, sì. che è, si pone dietro, fa un passo indietro rispetto agli altri due, e per questo è in grado di costruire in modo più sereno, più disteso, questa mediazione che vuole proporre fra Dante e Petrarca. E, e Petrarca invece ha un'altra idea, un'altra idea di canone, ecco, come si vede per esempio in questa canzone che è molto celebre, la canzone 70, uh, su cui forse possiamo chiudere con rado. Sì, la canzone settanta è composta secondo gli antichi filologi, intorno, soprattutto tedeschi, intorno alla metà del Trecento. Quindi si colloca eh, un po' prima delle scelte che Boccaccio fa della canonizzazione di cui abbiamo parlato finora e dell'ordine delle poesie nel libro, nella messa in ordine della messa in libro antologica. Però lo stesso Petrarca doveva evidentemente dialogare con Boccaccio, perché? Perché la canzone numero 70, Lasso me, che io non so in qual parte pieghi, che vediamo qui a sinistra nell'autografo. Petranchesco, credo che sia questo. Eh, ogni decimo verso che chiude quindi la stanza è composto da un verso di un poeta importante. Il primo è Arnaut Daniel, o almeno quello che Petrarca ritiene che sia Arnaud Daniel, il secondo al verso 20, è Donna mi prega perché io voglio dire. Lo vedete proprio nella pagina sinistra, quasi al centro, un po' prima della iniziale in rosso. poi Così nel mio parlare voglio essere aspro di Dante un po' prima della iniziale in blu, al verso numero 30, e si noti bene che questa canzone di Dante è quella che Boccaccio sceglie come prima canzone delle sue quindici. Quando poco fa abbiamo visto che prima del canzoniere di Petrarca, Boccaccio ci mette 15 canzoni di Dante, la prima di Dante. E così nel mio parlare voglio essere aspro. Ora c'è una grande questione complicata che non affrontiamo qui: se sia Boccaccio, o se ci fosse già una intenzione dantesca segnalata nel convivio, insomma, che circolasse una tradizione in Firenze. Ma la prima testimonianza sicura è quella del Boccaccio e la conferma lo stesso Petrarca, che costruisce un suo microcanone di cinque poeti. I provenzali, Cavalcanti, Dante come poeti petrosi, come poeti filosofici, come poeti difficili, e poi i due dolci, i due eh, soavi: Cino da Pistoia. La dolce vista e il bel guardo soave. Il titolo canta chiaro. E infine l'ultimo verso, lo vedete nell'ultima riga. Nel dolce tempo della prima etade, che è la prima canzone di Petrarca stesso, il numero 23 del canzoniere. Dunque, è come se fosse una scala una ascesa al parnaso, no? Si incomincia dai provenzali, difficili, eh, Ardui, Arnaut, Daniel, l'inventore della sestina, che Dante ha messo alla fine del ventiseiesimo canto del Purgatorio come il miglior fabbro del parlar materno. Petrarca conosce la commedia di Dante che gli ha fatto conoscere Boccaccio. È un intrico meraviglioso, è un annodarsi di esperienze umane, eh, scientifiche direi quasi e culturali che tocca le vette assolute della nostra cultura. E allora vedete che i primi tre, petrosi e aspri, e gli ultimi due, stilovisti, diciamo così: no? eleganti, soavi, dolci, eccetera. Bene, eh, tutto ciò è come dire mediato da questo eh, un po' cicciottello, simpatico. Eh, che si mette da un canto, ma è consapevole del proprio genio, Giovanni Boccaccio. Siamo proprio alla conclusione. Ma vogliamo, oh, caro Maurizio, ringraziandola ancora una volta di questa bella occasione che ci ha offerto. E speriamo che Martin Eisen e altri la possano vedere anche in America e in altre parti del mondo. Vogliamo chiudere. Con una strana pagina. Questa è l'ultima pagina della commedia che oggi si trova a Toledo, che è la prima delle tre che Boccaccio ha copiato. Un piccolo fulmen in clausola, una piccola sorpresa per voi ascoltatori che non siate specialisti, perché gli specialisti oramai la sanno. Vedete, oggi, se si va a Toledo, questo è quello che appare. Se guardate in alto, vedete che c'è scritto Poeta Sov. No, pagine completamente bianche. Ma Marco Cursi, eh, il maggiore specialista di boccaccio che abbiamo, autore, lo ripeto, di questo meraviglioso libro apparso da Viella, eh, Marco Cursi, insieme con dei collaboratori, un giorno andò in Spagna a Toledo, aveva già visto questo libro tante volte, ma disse: Ma come mai quelle lettere poeta sov. E guardando bene. Eh, si accorse che sotto doveva esserci qualcosa e fece un'operazione che è la stessa che fanno ehm, alla Conad o alla Coop eh, le commesse che mettono la moneta da 50 euro sotto i raggi ultravioletti per vedere se c'è la filigrana. Fece questo: ci mise una lampada di Wood. Questo signor Hood eh, ha inventato una lampada e guardate cosa venne fuori. Vedete in alto poeta Sov? Riguardatelo adesso. Questo è quello che si vede a occhio e questo è con la lampada a raggi ultravioletti. C'era un disegno meraviglioso e allora incominciarono a capire, a studiare, a cercare. Ma chi è questo signore? E poi vedete bene che sotto il disegno ci sono delle lettere. Ci hanno messo un anno Marco Petoletti e un altro suo eh, collega a capire e a trascrivere lettera dopo lettera sotto questo meraviglioso ritratto, probabilmente di mano di Boccaccio. Chi è? Forse è Omero. Poeta sovrano. Ecco come si interpreta quel poeta sov, con il verso con cui nel quarto dell'inferno Dante esalta il primo grande poeta di ogni canone, Omero Poeta Sovrano. Accompagnandolo, Virgilio entra insieme a Dante in questo gruppo dei poeti antichi ed è come se in questo momento Boccaccio, finita di copiare la commedia, avesse avuto un'idea quasi di fare una specie di frontespizio nell'ultima pagina, quasi un disegno in onore di Dante, che la corona d'allora non l'ha avuta mai, a differenza di Petrarca sul Campidoglio. E allora questo Omero, poeta sovrano, che ha la, vedete bene, corona d'alloro, è un Dante Omero. Poeta sovrano, disegnato di suo pugno da Giovanni Boccaccio, che è noto, era un disegnatore meraviglioso. Subito sotto, Marinelli, Tempesta e Petoletti hanno tratto queste lettere che vedete sotto il disegno, si intravedono così, no? Palamente, e le hanno trascritte. Vi ho detto, ci è voluto un anno per capire una lettera dopo l'altra, con la lampada di Wood, e c'era scritto. Johannes decertaldo Certaldo pinxit con caratteri greci. È un giochino come quelli che si facevano a scuola. Chi non lo ha fatto? No? di mettere il proprio nome appena si imparava l'alfabeto greco al liceo classico, si scriveva eh, non so Corrado Bologna, Lorenzo Fabiani, Maurizio, insomma, ognuno si scriveva il suo nome con le letterine greche. Così ha fatto Giovanni Boccaccio sotto il ritratto di Dante che incarna Omero, poeta laureato, e ci ha scritto io l'ho dipinto, io sono Giovanni da Certaldo, cioè Giovanni Boccaccio. E chiudiamo proprio con piccola, un piccolo fulmine a ciel sereno. Marco Cursi ha studiato un libro che è a Venezia, alla Biblioteca Marciana, in cui Petrarca, e Boccaccio, amici, insieme, come vedete lo studio è molto recente, di 5-6 anni fa, 7 anni fa oramai, questo libro è stato scritto da Leonzio Pilato, che era un signore, diceva Petrarca, un po' puzzolente, si lavava poco, era un meridionale, insomma lo trattava male con la sua altezzosità, mentre Boccaccio, che era molto più alla mano, prese Leonzio e gli disse, Leonzio insegnaci il greco, e allora abbiamo questa straordinaria scoperta recente che era già stata fatta ma viene perfezionata oggi da Cursi. Su questo libro, che è autografo di Leonzio Pilato, abbiamo insieme l'Iliade e poi qui l'Odissea con il verso greco e... Tra una linea e l'altra, un po' come si faceva con eh, il Bignami, no? con, le, con i libricini che avevano le trascrizioni sopra ogni parola, anche loro lavoravano così. Imparavano il greco facendoselo tradurre in latino da Leonzio Pilato ecco questa è una cosa molto rara che pochi conoscono Boccaccio e Petrarca amici studiano Dante ma studiano anche Omero quel poeta sovrano Omero che in qualche modo è incarnato modernamente da Dante e se lo studiano in greco e se lo postillano in latino tutti e due lo postillano sullo stesso libro in questo strepitoso codice oggi a Venezia troviamo la mano di Petrarca e sette, otto anni fa Marco Cursi ha riconosciuto, mi pare, 21 postille di Boccaccio in latino a Omero. Eh, eccole qua. Mirror ic cum alibi sepius dicat Omerus sul sem fuisse circem Boccaccio quello lassù che vedete poi cancellato, incorniciato in rosso, si fa un appunto mentre sta studiando a proposito di Circe eh, e Ulisse nella Odissea, decimo libro. Mi pare una scoperta sfolgorante che viene per così dire a integrare questo ruolo, questa funzione dei due amici poeti, scrittori, editori tutti affacciati verso la meraviglia che rappresenta Dante e io penso che su questo, su questa immagine possiamo concludere il discorso eh, esaltando il genio di Giovanni Boccaccio eh, che è riuscito finalmente a ricomporre insieme eh, Omero, eh, Virgilio, Dante, Petrarca e Piccolo di Fianco, ma fondamentale se stesso e grazie a Martin Eisner che ha messo insieme questo ottimo libro grazie a Lorenzo Fabiani che lo ha tradotto e insieme lo abbiamo presentato e spero che questa eh, questa presentazione vi abbia eh, convinto che vale la pena di andarselo a leggere direttamente il libro e quindi ricordiamo per i distratti il titolo che è Boccaccio e l'invenzione della letteratura italiana tra Dante e Petrarca, pubblicato da Salerno Editrice da pochissimo a cura di Lorenzo Fabiani e Corrado Bologna, che abbiamo avuto nostri graditissimi ospiti, e che io ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. Mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove potete trovare, oltre ad articoli e recensioni, anche i video che abbiamo realizzato finora. Grazie ancora a entrambi. Grazie a tutti, Grazie a tutti. scusate se abbiamo un po' debordato dai confini, ma c'è tanta, tanta, tanta materia, mi pare anche appassionante. Grazie a lei, Maurizio. e a voi, ascoltatori. OOOOOOOH